Bene, bene, vediamo in questo video, vediamo come fare in modo che il karma punisca il narcisista. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, cara Malgasciona. Attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi ovviamente su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E adesso veniamo al video, come fare in modo che il karma punisca il narcisista. Allora, ovviamente fai donazioni al canale, perché sono ben accette le donazioni al canale. Sappiamo che il narcisista, in un modo o nell'altro, consapevolmente, diciamo, arreca danni alle persone, fa del male alle persone. Ringrazio Elisa. Il narcisista ha questa caratteristica di voler manipolare, controllare, ferire, offendere le persone. Quindi questa è un po' la caratteristica del narcisista, di andare a, diciamo, ad arrecare danni agli altri. E tra l'altro c'è un'altra cosa molto interessante che rigioisce pure del danno che provoca, perché diciamo questo, che il karma che cos'è? È semplicemente una legge causa-effetto, una legge naturale, non è un qualcosa di strano, è semplicemente un qualcosa che la natura porta avanti. Il karma quindi fa sì che quando noi facciamo un'azione, un'azione di corpo, parola, mente, e la manifestiamo, diciamo così, nell'universo, e a seconda delle interdipendenze che andiamo a creare, causiamo intenzionalmente, direttamente anche, sofferenza a qualcuno, cioè delle sensazioni. Le sensazioni possono essere di piacere o sofferenza, o neutre. Quelle neutre, va bene, non portano niente, diciamo così, ma le sensazioni di sofferenza che vengono causate direttamente agli altri è un po' come, diciamo, se attraessero verso chi ha generato queste sensazioni delle sensazioni simili, e che in qualche modo potrebbero anche amplificarsi a seconda dell'interdipendenza che si vengono a creare. Ovviamente un karma per essere completo ha bisogno della consapevolezza, cioè essere consapevoli di quello che si fa, dell'intenzione di danneggiare le persone, quindi consapevolezza, intenzione, azione e rigioire. Grazie Caterina. Io, per fare un esempio, sono consapevole del fatto che se do uno schiaffo a una persona gli faccio male, ho l'intenzione di dargli uno schiaffo per fargli male, gli do lo schiaffo facendogli male, e poi rigioisco pure del fatto che gli ho fatto male, per fare un esempio. Ecco, questo è un esempio di karma completo. Ovviamente, adesso poi vi svelerò il segreto, il narcisista ha questa caratteristica, perché è consapevole che con le sue azioni farà male degli altri, farà l'azione, avrà l'intenzione di farla, rigioirà, quindi va a crearsi un karma completo. Come evitare quindi che questo karma venga, come dire, per così dire, come evitare che il karma venga in qualche modo ridotto? Perché ci potrebbe essere un fallo, tra virgolette, di reazione. Cioè, purtroppo, per fortuna, diciamo, quando si innescano dei meccanismi in cui gli viene in qualche modo restituito il favore direttamente, andiamo a sobbarcarci noi un karma negativo e tra l'altro andiamo a, come dire, a ridurre un po' il karma di questa persona, del narcisista in questo caso. Un po' come dire, è quello che avviene sempre anche in tutte le attività, no? Se una persona ti restituisce quello che tu hai fatto, di fatto si prende lui un karma negativo perché aveva un'intenzione negativa e siccome genera a noi sofferenza, il nostro karma verrà alleviato. Ed è per questo motivo che, ad esempio, Gesù, diceva: ah, se ti danno uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Perché
Perché se tu non reagisci, diciamo così, direttamente generando violenza, allora se tu non reagisci in questo modo, che cosa otterrai? Otterrai il fatto che questa persona subirà gli effetti del karma amplificato. Poi ovviamente ci sono persone che pensano di essere sfortunate e pensano di essere fortunate, no? C'è qualcuno che dice, vabbè, ma ci sono persone che nascono belle, ricche, famose. Ecco, nascere belle, ricche, famosi non significa niente da un punto di vista karmico. Non è detto che una persona possa essere felice, e questo è il problema. Pensate ad esempio a Buddha o pensate ad esempio a San Francesco, che erano ricchi di loro e hanno abbandonato tutte le ricchezze, hanno fatto una vita, se vogliamo, di povertà, da straccioni, ma nonostante questo erano felici. Pensate ad esempio a Madre Teresa di Calcutta, avrebbe potuto tranquillamente alloggiare, diciamo, vivere in hotel a 5 stelle e ha fatto la scelta invece di fare una vita più, diciamo così, ridimensionata. La felicità non ha nulla a che fare con la ricchezza e i soldi, sono due cose completamente separate. Cioè, può essere felice uno ricco, può essere felice uno povero, può essere felice uno ammalato, può essere felice uno sano, ma sono delle cose che non c'entrano nulla, non sono correlate. Pensate a quante persone ricche si sono, diciamo, hanno vissuto una vita di sofferenze, ma anche famosi, non so, mi viene in mente, ad esempio, che ne so, Michael Jackson, per dire, tanto per dire. E quindi cerchiamo di capire come però agisce questo karma, cerchiamo di capire come far sì che il narcisista venga punito dal karma. E come dicevo, quindi è importante se vogliamo che una persona, in questo caso un narcisista, venga punito dal karma, non dobbiamo assolutamente, diciamo, scontrarci con lui, perché nello scontro andremo a generargli noi direttamente sofferenza, ci sobbarcheremo noi un karma negativo. E andremo ad alleviare il suo debito karmico. Quindi, che cosa dobbiamo imparare a fare? Beh, dobbiamo imparare, ovviamente, come dire, non è che dobbiamo subire le ire del narcisista, ma dobbiamo fare una cosa semplice. Quando un narcisista ci fa soffrire, ci manipola, può anche in qualche modo arrecarci dei danni di qualunque natura esse siano. Beh, sicuramente se sono danni, diciamo, penalmente rilevanti, dobbiamo ovviamente portare avanti una denuncia. Questo non significa diciamo, significa semplicemente, come dire, non ha nulla a che vedere col karma. Ma dobbiamo semplicemente allontanarci, perché il narcisista ti genera sofferenza soltanto perché, nel 90% dei casi, soltanto perché tu sei, come possiamo dire, soltanto per il fatto che tu sei una persona, diciamo, soltanto per il fatto che tu sei una persona, che si è coinvolta con lui. Quindi l'unico modo per far sì che il karma compia il suo destino e che il narcisista si ribecchi di ritorno tutta l'energia negativa, tutte le sofferenze che ha prodotto alle altre persone attraverso la manipolazione, attraverso l'inganno, attraverso la menzogna, attraverso la deformazione della realtà, è quella di rendersi conto che il narcisista sta facendo questo e quindi a questo punto che cosa devi fare? E quindi a questo punto semplicemente devi fare una cosa molto molto importante, devi fare una cosa molto importante, devi lasciarlo perdere fondamentalmente, devi lasciarlo perdere. Devi togliertelo dai maroni. Questo è il punto fondamentale, la cosa fondamentale. Dargli indifferenza,
negargli la possibilità, negargli totalmente la possibilità di interagire con te e diventare trasparente a quello che lui fa. Ti può far male una volta, ferire una volta, perché questo fa parte delle regole del gioco, ma tu da quel momento in poi avrai il karma dalla tua parte, se non reagirai, se non entrerai in uno scontro, perché uno scontro purtroppo anche da un punto di vista karmico indebolisce te e fortifica lui. Quindi invece semplicemente sparire, semplicemente concentrarti su altre situazioni e lasciarlo nel suo brodo, lasciare che si crogioli nel suo brodo, beh, già questo in qualche modo, ringrazio Emanuela, già questo in qualche modo ti darà la possibilità di sganciarti affettivamente, emotivamente, ti darà la possibilità di sapere per certo che avrai un prezioso alleato che si chiama karma, e questo prezioso alleato gli renderà, diciamo, come si dice, pan per focaccia, e sicuramente gli renderà pan per focaccia con gli interessi. Questo è semplicemente quello che devi fare. Ovviamente per fare questo devi acquisire la consapevolezza. Devi acquisire la consapevolezza che tu sei una persona importante. Tra l'altro, se fai del bene a te stesso, perché l'amore per se stesso e l'amore per gli altri vanno, diciamo, sullo stesso piano. Amare se stessi e amare gli altri vanno esattamente sullo stesso piano. Quindi quello che devi imparare a fare è amare te stessa lasciandolo perdere, e vedrai che la sofferenza tua sparirà in un schiocco di dita, veramente in uno schiocco di dita passerà completamente la sua sofferenza e non devi più cercarlo. Non è che il narcisista, non devi più cercarlo, devi chiudere completamente la relazione, devi chiudere completamente la relazione, non è che devi portare avanti la relazione per un po' di tempo, devi chiuderla totalmente, completamente, devi chiuderla totalmente e completamente. Non devi dare la possibilità per nessun motivo al narcisista di ritornare. Questo devi assolutamente evitare di farlo. Assolutamente evitare di farlo. Perché se tu gli dai la possibilità di tornare, se gli dai la possibilità di... diciamo che a quel punto lì lui non ha neanche quasi più responsabilità karmiche, perché sei tu stessa che fai del male a te stessa. Quindi devi assolutamente togliertelo dai piedi. Questo è l'unico modo per dare a te stessa la possibilità di essere felice. È l'unico modo per dare a te stessa la possibilità, la certezza che sia il karma stesso a punirlo, che sia il karma stesso a fargli rivivere amplificate tutte le sofferenze che ha fatto vivere a te. Non esiste altro modo, perché sia se tu lo contrasti, diciamo, sia se tu gli dai la possibilità di tornare, in entrambi i casi gli dai una facilitazione a livello karmico e tu ne subirai le conseguenze, diventando tu stessa artefice di sofferenze che a quel punto lì ti autosomministrerai. Quindi questo è molto importante. Quindi seguite queste istruzioni e vedrete che sarà il karma stesso a colpire, a punire, come il narcisista si merita di essere punito, diciamo così, ma deve farlo il karma, non dovete farlo voi. Voi dovete semplicemente allontanarvi, semplicemente smettere di prendere in considerazione. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e ovviamente seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Tra l'altro ti ricordo il canale YouTube, diciamo, il nuovo canale YouTube Sedurre le donne con Massimo Tramasco. Questo canale ti sarà utile sia che sei uomo, ovviamente, per sedurre le donne, sia che sei donna per, diciamo, sia che sei donna per poter, diciamo così, capire le strategie di seduzione che utilizzano gli uomini, che potrebbero utilizzare anche per prenderti in giro, che potrebbero utilizzare anche per farti stare male. Quindi è molto importante, quindi
vai sul canale YouTube, Sedurre le donne con Massimo Taramasco e iscriviti. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!